Vini e oli. Io e mio fratello avevamo un negozietto di vini e oli. Lui era il braccio e io la mente. Eravamo invasi dai buffi quando mi chiesi: perché io non ho mai un soldo? E poi, perché non posso riuscire ad averlo? Comprammo a buffo un terreno a San Gimignano e lo mettemmo a vigna. Da lì venne l'azienda vinicola e il giro importante. A 50 anni, guardando l'anima del vino che cantava nelle botti, mi chiesi: perché io sono ignorante? Presi la licenza media, il diploma e mi iscrissi a teologia. Proprio ieri ho fatto l'esame di filosofia, che è molto duro con tutta l'atomistica, e dopo sono andato in banca per fare un prelievo. Il direttore mi ha detto: lei è il nostro cliente più importante, ma quando viene in agenzia sembra sempre che chieda scusa. Perché? E io gli ho risposto: perché cerco di scappare dalla memoria di quel poco che ero. Commento: un bicchiere di vino che a noi può dare piacere, ad altri è servito per dare guadagno, per altri ancora è stato fonte di successo e notorietà. La mente desiderio si serve di oggetti, li plasma e se ne impossessa per una sottile e complessa attività che, benché abbia molti aspetti, ha un solo nome: espansione, valorizzazione dell'io. Ma ogni esistenza che si impernia sull'io, cioè sull'intelletto, e tralascia il sentire, conduce all'idolatria del successo e all'aridità. Per questo le guide ripetono che l'esperienza sorge quando si incontrano intelletto e coscienza.